Diciamo che non è bello sapere il risultato prima della, soprattutto se ha vinto, ecco. Noi siamo stati bravi comunque a rimanere in scia. Oltretutto dietro hanno rallentato, per cui si è allungata ancora la classifica e ora sta a noi, dai, sta a noi entrare in campo con la voglia di vincere, di far male a tutti. E di agguantarli. Con l'esperienza che ho avuto, nelle ultime giornate può succedere, di tutto e di più, nel senso che tante squadre che magari sono dietro, iniziano a fare, qualche vittoria consecutiva e questo gli permette di uscire fuori da qualche posizione che non appartiene, ecco, diciamo, a loro. Per cui penso che sia ancora presto per parlarne. Comunque, noi siamo qui e ci giochiamo le nostre carte fino alla fine, proprio senza paura, perché li abbiamo incontrati tutti, quindi problemi non ce ne sono. Innanzitutto io penso che una partita possa capitare, una partita del genere. Oltretutto non è stata una partita che abbiamo giocato male, in cui siamo andati sotto 3-0 e poi abbiamo rimontato, ma era una partita che stupidamente proprio abbiamo buttato via perché vincevamo 2-0 e ci siamo fatti raggiungere. Nel calcio queste cose possono succedere perché altrimenti la squadra più forte vincerebbe sempre. E per cui io non, sinceramente non vedo problemi. Anzi, ce ne fossero di campionati in cui una squadra riesce a mantenere sempre la difesa alta, concentrata comunque, e una o due partite a campionato poi subisce 2 o 3 gol. Cioè, io preferirei così piuttosto che prendere un gol tutte le partite. E non ci dimentichiamo che, appunto, ritornando a Carrara e ricordandoci della Ferrarpisalò, erano due partite che avevamo in pugno. E come nel calcio può succedere, ci è scappata di mano. Però sono quei 4 punti persi che, oppure col Venezia, sono quelle le partite che noi stavamo vincendo, abbiamo pareggiato un po' in modo rocambolesco e quindi ballano quei 4 punti di differenza che sono quelle 2 o 3 partite lì. Per cui, ripeto, più di così, ovviamente, sembra che non si possa fare, ma si può sempre fare. E se loro sono 4 punti su, significa che noi non abbiamo fatto abbastanza. Sicuramente, perché se c'è qualcuno davanti, avrà fatto sicuramente di più di noi. Gennaio è critico per il discorso del mercato. E il mercato può rafforzare una squadra, ma può anche indebolire. Ci sono tante voci comunque che girano, appunto la stampa che pubblica notizie e magari qualche giocatore in quel momento un po' più debole mentalmente o in difficoltà ne può risentire ancora di più. Per cui io non penso che sia un discorso legato alle soste, la difficoltà di gennaio, ma penso che sia solo una questione di concentrazione riguardo al mercato. Le soste anche all'andata c'erano una ogni mese e mezzo, per cui problemi non ce ne sono, ecco. Spezzi un attimo il ritmo della partita, però non penso che comporti grosse difficoltà, ecco.